Il 14 febbraio di quest'anno la classe Quinta F ha avuto la possibilità e l'opportunità di parlare con Carlo Falcinelli, nonché nipote e omonimo dello stesso Carlo Falcinelli, a colui che è stata dedicata la medaglia d'oro al valore e la caserma militare ad Ancona. Dopo questo incontro mi sono interessata e incuriosita alla storia di questo personaggio e ho scoperto che frequentava la mia stessa scuola, infatti nell'archivio scolastico ho trovato i suoi registri. Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova intervista in cui parleremo di Carlo Falcinelli con il nipote Carlo Falcinelli. Io sono Giulia Scalise, frequento la classe Quinta F del liceo Carlo Rinaldini e frequento anche il corso della memoria per quest'anno. Allora, iniziamo a parlare di Falcinelli. Prima di parlare del suo momento, diciamo, più importante che è la vita militare, pensavo di iniziare con diciamo la vita prima, ovvero se Falcinelli per caso avesse delle aspirazioni, degli obiettivi diversi rispetto appunto al percorso militare che poi ha fatto. Allora, mio zio Carlo Falcinelli, nato il 15 aprile del 1942 ed è morto il 19 gennaio, scusate, il 15 aprile del 1920 ed è morto alle bocche di Cataro, nella ex Jugoslavia, il 19 gennaio del 1942. Carlo Falcinelli è medaglia d'oro al valor militare, a cui è intestata sia la caserma di Ancona, attuale sede dell'esercito, e altre vie e anche altre sedi militari. Ora, lui è nativo di Montemarciano, in provincia di Ancona. Quindi in pieno periodo fascista, perché il fascismo praticamente si è insediato nell'ottobre del 22, e chiaramente come tutti gli italiani erano stati, soprattutto le giovani generazioni, quindi zio proprio ci è caduto dentro in piedi, ma come tutti i giovani di allora, furono imbevuti di questa ideologia che li portò poi ad essere gli artefici di quello che è stato il tentativo di andare a conquistare delle nazioni, perché nel caso specifico noi parleremo della ex Jugoslavia, e non lo dico io, uno dei migliori studenti, perché proprio dando il range dell'età, lui è praticamente morto a 21 anni, 9 mesi e 4 giorni. Giovanissimo. Giovanissimo, quindi più o meno coetaneo Quasi. vostro. È nato da una famiglia di mio nonno, era un sarto. Mia nonna, come ti accennavo prima, durante Il momento il prima. momento prima, era una donna molto particolare, perché potrei dire che era una donna molto moderna. Decisa anche, Ah, no, direi. ma non solo caratterialmente, ma anche proprio per la professione che faceva, perché mia nonna era autonoma. Mia nonna era un'ostetrica. Voi scolari. Mia nonna era una romagnola. Mentre marito era marchigiano. Ma mio nonno era marchigiano. E mia nonna purtroppo morì nel 1932. Per una peritonite, quindi a casa nostra, che chiaramente non c'era, perché non c'ero perché sono del 1959, mia nonna lasciò due figli e il marito. Quindi è stato comunque decisivo per la vita di Falcinelli poi. Io a 21 anni, 9 mesi e 4 giorni si è diplomato dalla scuola superiore, cosa non scontata allora. No. Aveva frequentato, gli mancava praticamente la laurea, ma chiamato per il militare, cioè Certo. la tesi, così, scusate, lettere filosofia a Urbino,
aveva vinto due concorsi, uno in ferrovia e uno mi pare come maestro, perché lui tra l'altro Lui voleva diventare un maestro, cioè voleva insegnare. l'ha fatto, L'ha fatto. l'ha fatto, l'ha fatto. E una volta comunque che ha ricevuto la chiamata, lui era contento o cioè, aspirava anche a quella carriera o no? Sicuramente no, però come accennavo anche prima, diciamo, Sì. nell'interlocutoria che c'è stata prima, il discorso è questo. I ragazzi di allora, e io questo ne ho avuto la riprova perché poi ho conosciuto coetanei di mio zio, praticamente erano convinti che fossero nel giusto, che l'Italia doveva andare a conquistare il mondo come avevano fatto avevano fatto i nostri antenati romani. Questo era il discorso. Quindi una mentalità, diciamo, di 100 anni indietro rispetto all'attuale, completamente diversa dalla nostra. Cioè, già tra me e te C'è una c'è una differenza. differenza di mentalità enorme. Figurati. Ma anche per le esperienze che abbiamo fatto, Ciao. io non ho mai, cioè non proverò mai la chiamata, no. E invece quali sono stati i momenti poi più rilevanti che lo hanno anche portato a essere conosciuto anche oggi? Allora, come avete visto dalle documentazioni, mio zio era un fervente cristiano, tant'è che ebbe anche una grossa problematica di identitaria. Cioè lui, io so per certo, perché questo mi è stato riferito dal parroco storico di Montemarciano, non tanto a me, lo ha detto a mio padre, perché Don Nazareno Fabietti, e siccome mio zio era dell'Azione Cattolica, ed è stato anche, diciamo, per quel poco di vita che ha fatto, anche molto vicino a questa organizzazione, salendone anche vari gradini. Appunto, questo Don Nazareno Fabietti ci disse chiaramente che lui c'ebbe una crisi di identità perché si disse: io devo andare a sparare la gente. Era completamente opposto agli ideali cristiani, quindi Esatto. Quindi, era l'ideologia non, probabilmente. no, ma non solo, ma anche se tu eri fuori, cioè tu ti dichiaravi fuori, allora primo c'era la prigione, prima c'era la bastonatura e la purga con le buone. Poi c'era la bastonatura e poi se rompevi ancora di più le scatole, c'era il confino oppure la galera. E quindi in realtà noi sappiamo che quindi Falcinelli combatte per l'Italia, un'Italia comunque nel regime fascista, nazista. Certo. Comunque convinto quindi di questi ideali, era un uomo del suo tempo, ci sarebbe comunque magari anni dopo. Allora, perché chiaramente non avendolo conosciuto, Certo. non ho la riprova, cioè delle documentazioni. La figura di Carlo Azeglio Ciampi è identica a quella di mio zio, perché è del 20, era del 20 anche lui. Era un sottotenente di complemento come mio zio, anche se lui era, mi pare, aveva fatto ragioneria, quindi diciamo un indirizzo diverso, ma comunque sostanzialmente quello. Solo che a differenza di mio zio, lui è arrivato all'8 settembre 43, mio zio no, e conseguentemente tutti di quelli che hanno visto quel momento o sono passati da una parte, molto pochi, quelli che sono andati nella Repubblica, nell'RSI, nella Repubblica Sociale Italiana, quelli che poi è andata a finire su in Alta Italia, oppure moltissimi sono passati alla Resistenza. Quindi quello che poteva interessare mio zio, questo non lo so, perché non ci siamo arrivati. Io so solo che lui non ha esitato nel momento in cui, praticamente completamente, perché Accerchiati. ve l'avevo accennato, loro sorvegliavano una linea ferroviaria, e questa linea ferroviaria era chiaramente molto lunga, c'erano dei punti di controllo a varie distanze. Lì, su uno di questi, c'era un avamposto comandato da mio zio.
con circa un plotone, quindi un'ottantina di persone. Questo posto fu attaccato perché era quello, da quello che si può capire, durante una notte di tempesta, perché lui fu catturato il 10 di Sì, gennaio. 10 gennaio. E durante una notte di tempesta in cui pioveva, nevicava, eccetera, quindi anche la visibilità era molto poca, vennero isolati e praticamente gli altri avamposti si arretrarono tutti. Loro rimasero isolati. L'unico modo per far scappare coloro i quali, quei pochi che erano rimasti vivi, era quello di mantenere la posizione fino a che questi non arrivavano alla nuova linea italiana. E questo mio zio fece sostanzialmente, cioè lui difese la posizione, chiaramente c'erano anche parecchi morti italiani, Era capo, giusto? era il sottotenente, era il capo del plotone. E c'è qualche testimonianza, magari, che è venuta fuori col tempo, che riguarda con piacere Falcinelli? Allora, io ricordo, lo accennavo Un secondo. prima, io ho conosciuto, quando ero veramente un bambino, 10-11 anni, un signore che si chiamava Giuseppe Qui, composto tutto da marchigiani. Questo qui, che credo che non fosse originario di Montemarciano, ma comunque poco dice, era dei dintorni. Noi lo conoscemmo perché, chiaramente, io essendo un bambino, non è che. No, certo, uno non dà neanche la giustizia. Esatto, lo conoscemmo per vie traverse perché questo signore, più o del meno, Era venuto fuori. venne fuori Falcinelli, ma Non è che. non è che. E allora da lì nacque. E siccome non era un carattere molto espansivo questa persona, però una brava persona, lui disse, e me lo ricordo perché lo sentì proprio in viva voce, disse: io devo a lui che sono qua. Perché era uno di quelli che era con lui e lui l'ha fatto scappare. Ecco, un altro aspetto che mi preme sottolineare è che mio zio era molto, aveva un grosso senso della responsabilità. E va bene, noi abbiamo parlato in generale della vita di Falcinelli e anche dei momenti magari meno conosciuti del privato e direi intanto grazie per essere venuto e ecco, grazie mille. Una testimonianza che mi preme sottolineare solo per un fatto. Mio padre a questa cosa ci ha tenuto sempre tantissimo. Ed era una cosa che abitualmente veniva fatta a Montemarciano, perché le scuole medie di Montemarciano sono intitolate a Carlo Falcinelli. Normalmente il 19 gennaio di tutti gli anni, diciamo dagli anni 50-60, dopo forse 55-56, una rappresentanza delle scuole partecipava a una messa commemorativa che veniva svolta a Montemarciano. Questo negli anni. E Comunque è stato importante nel purtroppo territorio. poi con l'avvento, a parte che prima i dirigenti scolastici erano quasi tutti locali, oggi Eh no, si spostano. si spostano, chiaramente questa sensibilità si è andata persa e conseguentemente mi ha fatto molto piacere. Intanto andare a quell'iniziativa a cui c'eravate anche voi, Sì, ma alla non ci siamo mai trovati, caserma alla poi di Candela. Falcinelli. E poi conoscervi anche per questa storia, insomma. Sì, anche per noi, io conoscevo la caserma, ma non ho mai conosciuto e approfondito la storia di Falcinelli, quindi per me mi ha arricchito sicuramente, perché comunque è stata una figura importante. Nel piccolo, magari che dici, non tutti la possono conoscere, però medaglia d'onore, quindi qualcosa sicuramente di buono ha fatto. Va bene, grazie mille allora. Buonasera.